Stato laico, e io su questo sono perfettamente
titolo di questo libro è Cento motivi per credere nell'uomo. Perché io sono convinto che l'uomo oggi ha le capacità per la ricerca scientifica, per le conoscenze tecniche, di migliorare per davvero la nostra vita. Ci sono 3500 malattie genetiche che derivano da una replicazione del DNA che non avviene in maniera corretta. È lungi dall'essere perfetto l'uomo come creatura, se fosse una catena di montaggio ci avrebbe troppe perdite e andrebbe rivista tutta. Solo dal punto di vista genetico ci sono 3500 malattie. E queste cose l'ingegneria genetica e con la ricerca si potrebbero, se non tutte, in gran parte eliminare o cominciare ad eliminare. E invece la Chiesa si oppone alla ricerca. Si è sempre opposta al progresso da Renata e tutte le religioni sono così, per loro natura sono conservatrici. E siccome sono convinto, non lo so se sono convinto, sostengo di avere la verità assoluta perché la ricevono direttamente da Dio, è tutto quello che loro pensano e credono deve, è legge assoluta, e questo non va bene. Per discutere, per essere sullo stesso piano, quindi ragione, bisognerebbe accettare anche la messa in discussione dei dogmi. La Chiesa è piena di dogmi, a partire dalla Trinità, dall'Eucaristia, dalla virginità della Madonna durante il concepimento, dopo l'infallibilità del Papa, che le altre 2500 confessioni cristiane non riconoscono. Quindi lo scopo è quello di dimostrare che sono false. Ora, giustamente Letizia ha detto che è una posizione difficile da prendere, sì, è vero. Però se io avessi detto, che so, Giove, Minerva e Nettuno sono false divinità, qualcuno si sarebbe scandalizzato? No, nessuno ci crede più. Com'è che sono morte queste divinità? Che pure erano potenti. I sacerdoti erano una casta come quella di oggi, ricca, potente. Avevano proprietà, privilegi, eppure è finita perché la gente non ci ha creduto più. E questa nostra religione, come io sto parlando di tutte quelle tre religioni che si rifanno ad Abramo, sono cosiddette religioni del libro, finiranno anche queste inevitabilmente, perché sono superate. La gente, quella che va in chiesa è rimasta il 14% degli italiani. E non tutti credono esattamente a tutto ciò che gli viene detto. Poi tutti gli altri hanno ognuno una loro idea, ma il guaio è che ognuno ha la sua idea e continua a tenerla nel suo privato. E con ciò la Chiesa ha un gioco nell'imporre le sue leggi, a condizionare il Parlamento. Tutti i partiti politici sono condizionati perché hanno paura dei voti, hanno paura di perdere i voti. Non tutti, ma mi dice pure effettivamente qualche cosa c'è, ma non sono tanti, come percentuale purtroppo contano poco. Per questo noi cerchiamo di sensibilizzare la gente. Noi non vogliamo abolire le religioni, però ne parlerò. Vogliamo solo uno Stato laico, uno Stato dove la ricerca sia possibile, senza regole, senza vincoli, senza freni da parte del Vaticano, dove sia possibile uno che è in uno stato terminale della vita e dire io questa vita per me non è più degna, io non voglio vivere così, attaccato alle macchine per anni e anni, quindi lasciare detto che vuole interromperla, no, costringere come al regista Novicelli a 95 anni di doversi buttare dalla finestra per interrompere questo suo calvario. E così la modifica genetica da parte della ricerca del DNA in modo che nascano persone sane. Poi dopo dove i limiti, no, quelli si vedranno man mano dove arrivare. Certo, ci sono dei problemi etici in questo campo, però
migliorare la condizione umana, le malattie genetiche ce la mandate dall'Eterno per tenerle, più si soffre, questa è l'idea della Chiesa, più si soffre più si merita nell'aldilà. Ma come si può concepire una vita fatta di sofferenze per meritare qualcosa di cui non c'è nessuna prova? Qualcuno giù sotto va da Don Cicillo e gli dice: 20 euro di mia messa, e non è corruzione pure questa.
sentono tranquilli. Mai se abbiamo sentito condanne da parte della Chiesa. Basta che offrono qualche cosa, qualche contributo tangibile, e poi vengono sepolti pure i banditi dentro le chiese, oppure vengono ringraziati i mafiosi perché hanno fatto tanto del bene alla società e così via. Ecco, per questo io sono contrario alla religione, perché la religione inculca, non la voglia di vivere, non mette al centro della vita l'uomo e la felicità dell'uomo, ma la sua sofferenza, e non deve ragionare con la sua testa. No, le leggi vengono da Dio e quindi vengono da me. Magari venissero da Dio, ci fosse un Dio che darebbe le indicazioni giuste, ma se sono ritirati da tempo le divinità dal mondo, e allora non so, non è la divinità che dice cosa fare o non fare, ma è il sacerdote che si basa su un vecchio libro dove lavorare non andava tanto bene manco allora, se pensiamo a cose orribili che ci sono nella Bibbia. Ne voglio citare solo una: come si può pensare che un Dio sia morale e si può portare ad esempio quando prendiamo la strage degli innocenti che ha compiuto in Egitto? Prima di quella le avevamo già mandate altre 9 di piaghe, poi alla fine comunque Aronne e Mosè vanno a supplicare di lasciare libero il popolo di Israele, e la Bibbia dice: il Signore prima indurì il cuore del faraone in modo che negasse la libertà al popolo ebraico, e poi gli mandò il castigo. Tutti i primogeniti, tutti i primi, ma che colpa avevano questi poveri ragazzi? Ma non è questo un modo di, cioè ha ucciso tutti i primogeniti,